Se volete assistere a qualche mia live, passate dal canale Twitch, link in descrizione. Ricordo a tutti che se volete restare aggiornati all'uscita dei nuovi video, iscrivetevi e attivate la campanella a fianco all'iscrizione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nell'FIB. Sì raga, cioè, non è che c'è un proprio glitch per entrare qua dentro, però io in un modo o in un altro ci sono entrato e è stato un casino, ci ho messo veramente un sacco di tempo, ma sono qui per mostrarvi in dettaglio cosa c'è qua dentro, dentro a questo enorme palazzo dove non ci vogliono far entrare senza alcun motivo. Vabbè, qui c'è una sala d'attesa, tipo, poi evidenzio qua poi posso entrare. Sì, posso entrare. Qua c'è una sala riunioni, qua c'è un computer. È bella sta sala riunioni. Aspettate raga, qua c'è un'altra porta. No, non possiamo prenderla però. Boh, vediamo un attimo qua cosa c'è. C'è sempre un'altra stanza. Qua con vari posti, diciamo, dove lavorano le persone o dove dovrebbero lavorare, dato che non ci lavorano. Poi qua non si può entrare, come potete vedere. Qui non si può passare. E poi si può scendere, diciamo. Vabbè, e scendiamo al piano di sotto. Prima volevo vedere qua, non mi fa entrare, ok? Ok, scendiamo. Come vedete è un peccato comunque che non facciano entrare qua dentro. Qua c'è il logo dell'FIB. Selfie obbligatorio, raga. E raga, facciamoci questo selfie. Incredibile, raga, incredibile. Cioè, ci sono stato 15 minuti per entrare qua dentro. Vabbè, e procediamo, diciamo. Scendiamo qua dalle scale. 4500 senza far niente. Ma raga, cioè GTA mi vuole bene. Ok, qua vediamo un attimo cosa c'è. Qui c'è un corridoio. Qua c'è tutta la parte distrutta, raga. Cioè, incredibile. Guardate il logo distrutto dell'FIB. C'è un sacco di cose. E questo è avvenuto dopo il, diciamo, l'elicottero che si è schiantato nella storia, ecco. Che bel posto comunque, devo dire. Ok, e vediamo un attimo. È veramente gigante sto posto, raga. Ma cosa c'è? No, dico, non si può passare. Cioè, questa è... Non può un elicottero fare tutto sto casino, ecco. Guardate, cioè, non è possibile. Cioè, è veramente gigante comunque sto posto. Ok. Ecco, qua ritorniamo al punto di prima, ok? Come vedete, questo è il primo piano distrutto, ecco. Non c'è nient'altro, perché poi se andiamo di qui, finisce qua, in pratica. Scendiamo al piano di sotto. Vabbè, scendiamo al piano di sotto. Tutto chiuso. Se ci sono 50 piani, seriamente. Vediamo un attimo. Devo farmi 48 piani a pieni. Ok, questo è il 47esimo piano. E poi non c'è più la scala per andare giù. Che logica, raga. Non si vede niente, aspettate. No, ok. Qua c'è un altro logo. Sbagliato. Qua c'è tipo una sala strana dove non ci sono mai entrato praticamente. Ah, questo è dove ci sono a volte i deathmatch, raga. Avete presente? Tutto buio. Qua si può passare, no? Proviamo a passare di qua, no. Tutto chiuso, raga. Tutto chiuso. Non si può entrare. Vedete? Andiamo di qua, no. Poi di qua neanche. E vabbè, cioè, allora non fanno entrare proprio. Andiamo di qua neanche, credo. No, niente, non si può entrare neanche qua dove è illuminato. Ci sono i monitor. Dai, proseguiamo. Qua ci sono gli ascensori del piano. Ed
vediamo se qua si può passare. No. No, no, non mi fanno andare neanche in ascensore. Qui sì. Però poi ovviamente non parte. Vedete? Siamo sempre allo stesso piano. Allora, saliamo. Vabbè, qua sono tutti piani che non, a cui non possiamo accedere. Che manco ci sono, secondo me. 50 neanche. L'unico altro piano dove possiamo accedere è il penultimo, tipo. Questo, 52. Dove poi se si passa di qua c'è tutta la parte di sfrutta. Vediamo se riusciamo, tipo, a... Di qua non si può passare. Sembra strano che... Qua raga è tutto aperto. Poi si può anche uscire da qui, anzi si può uscire solo da qui. Vabbè raga, c'è assurda come cosa. Qua c'è sempre il solito simbolo, qua non si può passare. Qua ci sono gli ascensori distrutti. È gigante comunque questo posto. Chissà perché non lo rendono esplorabile, boh. Magari un giorno. Vedete, qua è tutto distrutto. E mi sa che qua finisce praticamente. Se si ricongiunge con questa parte. E poi possiamo andare sempre. Ora che dica... Ah, ok. Guarda dove si è entrati. Vabbè, niente, raga. Io vi ho fatto vedere sto posto, cioè, tutto distrutto. Ora per uscire, aspettate, sto cercando l'uscita. Vedete, sono al piano diverso rispetto a prima. Vediamo se possiamo... Ah, di qua c'è l'uscita. Seguiamo l'indicazione. Ecco, è sicuramente di qua l'uscita, cioè, perché... Le indicazioni, ecco. Le indicazioni non mentono mai, raga. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Non mi fa uscire, ok. Da qui sì. Come vedete, da fuori c'è questa. Sì, entriamo. Boh. Aspettate, bisogna andare di sopra. Come si va di sopra? Scusate l'ignoranza. E non so come si va di sopra. Mi sono perso. Allora. Vado. Vedi, qua ci sono le scale. Dove si può andare di sopra? Vedo. Sì. Non si può andare di sotto. Ma. Bug. Ah, ok, ecco. Questo c'era prima. Sì, è lo stesso. No, è un altro piano, raga. Raga, non ci sto capendo niente. Ecco. Tipo qua. Ma qua non c'eravamo prima. Oh, raga, non capisco. Sono perso. Raga, è un problema. Sono perso. Dai, cioè. Seriamente. Aspettate, forse di qua. No, c'è l'ascensore. Aspettate, forse di qua. No, c'è l'ascensore. Cosa? Sono finito dentro questo ascensore, raga. No. Vabbè, raga. Sono finito nell'ascensore. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like. Condividetelo. È un posto veramente immenso. Mi sono perso 50.000 volte. E boh, niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi. Al prossimo video.